Bentornati con Xenoblade Chronicles. Io sono DFDL e l'ultima volta Shulk è morto. E oggi cosa faremo? Andremo in questo teletrasporto e andremo a vedere che cosa ci aspetta. Bando alle ciance, oggi vedremo praticamente solo una cutscene. Credo. Andiamo al teletrasporto. Ok, wow, ci siamo teletrasportati così. Devo andare a piedi alla Junks, ok, va bene. Non posso teletrasportarmi in nessun modo. Non posso. Quindi direi di andare avanti così, a piedi. Sto controllando Fiora. Perché, come vi ho già detto, non posso controllare Shulk. Non posso. Shulk è morto. Era un guscio vuoto. Era Zanza. Wow. Questo è stato in assoluto il colpo di scena più mind blown che io abbia mai visto in un videogioco. Davvero. Il protagonista che muore. E che... Va bene, possiamo andare avanti. Di qua, su questo lunghissimo tubo che non finisce più. Prendiamo le item orb, così tanto per, avremo roba da scambiare. Anche se non ci serve effettivamente più scambiare roba. Ma le prendiamo lo stesso, perché no? Che non è vero che non ci servirà più, perché per fare alcune missioni gli scambi dovremo farli. Quindi, vabbè. Finisce sta strada. Possiamo andare avanti. Saliamo queste scale. Ok, e andiamo da questa parte. Yes. E la Junks dovrebbe essere là in fondo. Eccola. Dobbiamo entrarci. Stiamo praticamente trasportando il cadavere di Shulk. Wow. Wow. E sentite la musica, che è una musica di tensione. Molto molto bella. Molto bello questo momento. Anche se un po' triste, giustamente, perché sapete, è morto un personaggio. Cosa succede? Chi è che c'è qua? Entriamo e andiamo a parlare con qualcuno. Con Nicole. Sembra che sia tutto finito. Sì, lo so, anche se non ero lì. Voglio ringraziarvi per ciò che avete fatto per mio figlio. Ma prima dobbiamo andare via. Torniamo al villaggio? Direi di sì. Andiamo al villaggio. Stubborn mortals. So desperate to cling to your pathetic lives. Even when there is no hope for you! Don't you ever give up! Never. But hear this, Zanza. They will judge me not in life, but death. Yes! For both our worlds, you must succeed, Lady Mayneth.
Demaconis! Thank you! Look starboard! What's that cloud? You're not getting away! Dixon! Listen, it's over. Time for you all to return to the Bionis. Nice and quietly. That's enough! Why, Dixon? What made you like this? Shulk looked up to you, respected you! Dixon! Don't let Zanza control you! Wake up! You can quit your belly aching. I'm in total control. I've always been like this. Ever since long before any of you lot were born. Before we were born? Now you get it. It's just like Egil said. I'm Lord Zanza's disciple. Dixon of the Trinity! Ok, dobbiamo combattere contro un Telesia. Va bene, chiudiamo e combattiamo contro il Telesia, non ho letto, Sueni, ok. Facciamogli una duplice raffica, ok, perfetto. Poi una doppia lama alle spalle magari, non so se l'ho colpito alle spalle, non riesco a capire perché continua a muovermi la telecamera sto coso. Pendente aereo e lama di lancia, ok. Facciamo un assorbi etere e assorbi energia. Yes. Perfetto. Poi facciamo droni cannone 2. Ok. Avrei dovuto mettere Melia. Perché Melia può bloccare le aure. E contro i Telesia serve bloccare le aure. Comunque. Ok. Si è risvegliato da solo. Va bene. Assorbiamo l'etere di nuovo. Facciamo una magneto bufera. Così tanto per. Vediamo se riusciamo a ucciderlo. Premiamo B. Ok, wow. Yes. Così, perfetto. Duplice raffica e poi fendente aereo. Yes. E vai. Cosa ho mai fatto? Ho mai bloccato le tecniche? Infame. E mai anche immobilizzato e hai ucciso Danban? Wow. You waste of space! Not so tough without Shulk, eh? Stupid beast! You should be grateful. Not everyone has a war buddy like me to lead them along. Tasted good, didn't they? The victory drinks we used to share? I'll kill you! What? Who was that? Show yourself! Melia! Are you all right? Brother! Kallion! Dixon! He works for the Bionis! He shot Shulk in the back! Is this true? Dixon? This ends here. Your Telethia are no match for our Havres squadron. You cannot win! Maybe you should be concentrating on your own people instead of barking at me. Looks like you've forgotten your destiny. Right? Lorathea? Lorathea? Are you involved in this as well? Your Highness, your naivety is quite charming. But it is also your undoing. I had much fun playing with you and your father. What? What is this light?
Ether particles emitted so that the Bionis can be destroyed and reborn. What do you get if you cross high concentrations of ether with high Entia? No! You wouldn't! Lorathea! Awaken, my darling pet! Telethia! Brother! Melia! Lorathea! Let him go! You misunderstand, child. This is the reason why Hyentia are born. Do not blame poor old me. Explain yourself! It's just like she says. The Hyentia are a race created by Lord Zanza to eliminate any annoying life forms in the preparation for the rebirth of the Bionis. Their bodies contain a gene that, when the time comes, transforms them into Telethia. It can't be. Say it isn't so. Melia, it is true. That is why you are our only hope. Brother? Whatever. We won't be needing a half-breed like you anyway. I mean, if you don't turn into a Telethia, it just means you're gonna get crushed by one. That's the only thing you're good for. Rise up, pet. Do my bidding. Kill your lovely sister. Melia! So sorry! I always placed such a heavy burden on you! Don't say such things, brother! But at least I can still shoulder the destiny of our people. The burden meant for you brings a tear to my eye. These moments are to be treasured. How? Brother! Melia! Father's wish and the future of the Hyentia are in your hands! Yours and Shulk's! Telethia! Destroy him! Dixon! I got it! Too late! Damn him! Sì, voglio salvare i miei progressi. Adesso avete capito cosa è successo agli Aientia? Si sono trasformati in Telesia. Wow. Wow, davvero. Dunque, io penso di salvare e di chiudere il video qua. Lo so, è un video un po' corto. Pensavo che sarebbe stato un video di sole cutscene. In realtà non lo è. Meno male. Meno male, c'è stato un po' di gameplay, almeno, un po'... poco, ma c'è stato. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con... Xenoblade Chronicles. Ciao!